Uomini e donne, ritorno di fiamma tra Giorgio e Anna, ecco la reazione di Gemma. Al parterre senior di Uomini e donne sono accaduti altri colpi di scena. Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a tre protagonisti che, da diversi anni, partecipano al trono over di Uomini e donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Anna Tedesco. Quest'ultima, assente dallo studio Helios da alcune settimane, è tornata a far parte del parterre e gli scontri con la Galgani non sono tardati ad arrivare. L'ultimo è avvenuto poche ore fa. Cos'è successo? Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. Gemma Galgani scoppia a piangere per alcune dichiarazioni di Giorgio. La dama torinese non si rassegna al fatto che la sua storia sentimentale col Gabbiano sia finita per sempre. Nell'appuntamento del trono over andato in onda ieri pomeriggio, Gemma, dopo aver visionato un filmato di Giorgio, che parla del suo libro menzionando anche lei, è scoppiata a piangere a dirotto. Ma per quale motivo? Manetti ha confessato, ancora una volta, di non provare più amore per la sua ex, e che vuole cambiare pagina. La diretta interessata, però, ha fatto notare all'uomo le parole che aveva pronunciato in una recente intervista in cui faceva intendere il contrario. A quel punto il fiorentino ha affermato che il giornalista potrebbe aver travisato le sue dichiarazioni e si è detto molto dispiaciuto che la direttrice di sala ci sia rimasta male. Riavvicinamento tra il Gabbiano e la Tedesco, Gemma gelosa. Ma le brutte notizie per la Galgani non sono terminate qui, infatti oltre a ricevere l'ennesimo due di picche da parte di Giorgio, ha assistito anche al ritorno di fiamma tra quest'ultimo e Anna. Entrambi si erano allontanati per la vicenda legata agli SMS letti in trasmissione da Gianni Sperti, ma, a quanto pare, a distanza di alcune settimane, c'è stato un riavvicinamento. I due protagonisti del trono over sono sembrati molto complici tra loro e addirittura la Tedesco è sembrata molto infastidita nei confronti della rivale Gemma. Per quale motivo? Secondo la dama bionda la torinese si considera fidanzata di un cavaliere, che non ricambia il suo sentimento, e che ha totalmente cambiato pagina. Ovviamente la riconciliazione affrettata tra il Gabbiano e Anna ha fatto storcere il naso a Gianni Sperti, che ha sempre sostenuto che i due abbiano una relazione segreta. Cosa accadrà a quest'ultimi nei prossimi giorni e soprattutto al parterre senior? Per scoprire altre informazioni sul mondo di uomini e donne continuate a seguire il canale dedicato al programma qui su Blasting News.